Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di ECHU, Late Show d'Emergenza, cioè il programma di intrattenimento fatto in casa durante la quarantena imposta dal coronavirus. Anzi, scusate se non sono nella mia postazione abituale sul divano, ma stavo mangiando, sono nella mia cucina. Non so voi, ma io in questo periodo di quarantena ho sviluppato dei nuovi hobby. Ad esempio io mangio. Sempre, a tutte le ore proprio. Sono cambiate le mie abitudini, tra cui anche quelle alimentari. Sarà che in casa c'è più cibo del solito, no? Perché quando vai a fare la spesa c'è sempre quella vocina in testa che ti dice prendine di più, senti a me, per sicurezza, prendine di più. E un'altra vocina che dice, ma che cazzo dici, ma perché? Poi c'è gente che non era mai andata a fare la spesa così spesso. Io ad esempio, no, prima, quando finiva qualcosa in casa, mia mamma diceva vai un attimo al supermercato a comprare sta cosa. Io mi disperavo, mi scocciavo, cercavo di far andare a mio fratello. Adesso invece no. Adesso ieri ha finito il latte, io ho esultato, come se avessero segnato un gol. Il gol su quelle cose che le squadre di calcio segnavano prima, vi ricordate quando si giocava? Poi il supermercato è l'unico momento di aggregazione sociale, in qualche modo ancora concesso, anche se sempre a un metro di distanza, tant'è che adesso ci sono i fidanzati che si stanno dando appuntamento proprio al supermercato. Dice ci vediamo alle 10:30 al banco dei salumi, mi raccomando. Amore mio, finalmente ci rivediamo, dimmi qualcosa di romantico. Minchia, la mortadella in offerta! Spero che anche voi stiate bene e che stiate mangiando soprattutto, perché è in questi momenti che bisogna essere uniti come popolo, anche in questo. Perché io so che ci sono alcuni traditori della patria che stanno facendo esercizi ginnici in casa, fanno attività fisica, invece no, noi dobbiamo essere uniti pure in questo. Allora è facile essere uniti come popolo solo quando si canta l'inno sui balconi. Noi in questo dobbiamo essere uniti, noi amiamo ingrassare, dobbiamo ingrassare tutti insieme, in modo tale che poi d'estate, alla prova costume, la prossima estate, 2020, noi ci troviamo tutti quanti a partire dallo stesso standard di merda. In modo tale che, come si dice, mal comune mezzo gaudio, mezzo pieno. È proprio di questo che parla la vignetta del mio amico Salvatore Gentile, che cura la pagina Palle e Lina e che vi faccio vedere, di questo rischio durante la quarantena. Quindi mi raccomando, scherzi a parte, siate moderati. A proposito di vignette, come sapete questo show è creato in collaborazione con Kotiomkin, pagina web satirica, e in queste settimane hanno pubblicato molte vignette molto belle. Ve ne faccio vedere alcune nel corso di questa puntata. Iniziamo subito da questa, a tema religione, visto che stiamo parlando di gente che mangia, è giusto, parliamo della Chiesa Cattolica. Vi faccio vedere questa vignetta, siccome ci sono state varie polemiche sulle riaperture della Chiesa, sulla religione, questa mi ha colpito molto. E quindi nel corso della puntata vi farò vedere altre vignette, sempre ovviamente dalla pagina di Kotiomkin. Intanto facciamo una cosa, siccome io alle abitudini ci tengo, anche alle vecchie abitudini, raggiungo la mia postazione solita, il mio divano, qua finisco e intanto lancio il primo contributo video, che è una canzone dei miei amici Villa Perbene, che si candida a essere una hit, il tormentone del momento, proprio perché parla di questo momento di quarantena. Solo che devo trovare il telecomando per... Eccolo qua, questo poi me lo porto di là, perché sennò i Villa Perbene è la loro canzone. Mi sveglio dentro la mia casa, il sole batte forte. Sono 10 giorni che sto chiuso, me l'ha detto Conte. Vedo la gente uscire di casa, ma non se ne fotte. Non han capito, il fatto è grave, si rischia la morte. Si deve uscire per comprare solo il latte e il pane. Oppure scendi se proprio devi pisciare il cane. Passeggiate questi giorni, la puoi anche evitare. Mio zio è uscito a far 2 passi e mo sta all'ospedale. E questo fatto lo sappiamo, un poco rotto il cazzo. Ma se restiamo tutti uniti, gli facciamo il mazzo. Non è così male stare sul divano. Te ne comando in coppa panza e con la birra in mano. E mangio quando voglio e poi avvio una diretta. Restiamo ancora un po' connessi, tanto non c'è fretta. Fate l'account su Pornhub che vi passa in fretta. Perché la vita dentro casa può essere perfetta. Se quarantena e resto a casa, mi guardo un'altra stagione. Sto in quarantena e resto a casa, c'è con te in televisione. Sto in quarantena e resto a casa, canto l'inno sul balcone. Sto in quarantena e resto a casa, da fanni sta situazione. Uscito mondo e fronte con... Virus. Dai, benissimo, dai.
Grazie ancora a Villa Perbene per i loro contributi video. Intanto vorrei collegarmi con il nostro inviato speciale, Davide DDL, che quest'oggi si trova, pensate, in Antartide. Davide, com'è la situazione in Antartide? Fa freddo. Grazie mille Davide, grazie per la tua analisi, come sempre molto precisa. Ecco, voi però, mi raccomando, l'hashtag lo sapete, io resto a casa. Restate a casa, anche perché sapete che la mobilità è ridotta. Quindi se uscite di casa avete bisogno di un'autocertificazione, perché la polizia sta controllando proprio queste cose. Ci sono vari controlli e noi ci siamo immaginati questi controlli un po' più o meno così. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Scusi. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, cioè è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Una, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Se sostituite alla parola un fiorino un'autocertificazione, vi trovate bene o male. Ecco, però se uscite di casa in questo periodo, anche se con l'autocertificazione, comunque dovete stare attenti, io vi avviso, perché è notizia di cronaca che, seppur in questo momento storico delicato in cui siamo, la criminalità non si sta fermando in Italia, anzi, si sta evolvendo. Ve lo faccio vedere subito. Torniamo a parlare di abitudini. Come dicevo prima, questo coronavirus ci sta portando a delle nuove abitudini, ma dobbiamo anche non dimenticare quelle vecchie. Ecco, tra queste sicuramente ce n'è una che ovviamente si è accentuata con questa situazione di quarantena, cioè quella degli acquisti online, una cosa che sicuramente molti di noi già facevano prima, adesso addirittura c'è chi ordina anche la spesa online e se la fa portare a casa, però a prescindere, anche prima, io per esempio ero il primo a fare acquisti online, fondamentalmente perché sono pigro, e più che Amazon io preferivo altri siti tipo AliExpress, Wish, fondamentalmente perché sono povero. E devo dirvi che mi piaceva acquistare online, anche perché il bello, il fascino dell'acquistare qualcosa online, a parte il fatto che te lo portano fino a casa, è che su internet puoi trovare veramente di tutto, cioè al di là delle cose, quelle più normali, che trovi anche nei negozi fisici, abbigliamento, scarpe, eccetera, trovi proprio delle cose, degli oggetti strani, particolari. Io per esempio su internet ho comprato una macchina del tempo, me la consegneranno 2 settimane fa. E quando compri oggetti strani su internet, ma in realtà anche quando compri quelli normali, la cosa più bella è che poi sui vari social, su Facebook, Instagram, su tutti i social, ti appaiono le sponsorizzate, i consigli per gli acquisti da parte di quel sito. Soprattutto AliExpress e Wish fanno questa cosa e io mi ritrovo sempre questi consigli per gli acquisti con le cose più strane del mondo, queste cose strambe, che però vi dimostrerò che possono essere comunque utili, soprattutto in questo periodo di quarantena. Quindi vi faccio vedere un paio di screenshot di cose che mi sono veramente apparse sui social. Io vi giuro che sono veramente tutti oggetti reali, ve lo giuro su quello che ho di più caro in questo momento, la mia Xbox. Ecco, questo è sempre il primo prodotto, questo è molto utile, questo è un Silenzia Peti. Praticamente questo qua lo si indossa e silenzia le scorreggi, no? Le flatulenze che uno fa, non solo non fa sentire il rumore, ma rilascia anche un odore particolare, no? Gradevole, anziché lo sgradevole, no? La puzza, no? Invece rilascia queste cose personalizzate. Io sono andato a leggere i tagli del prodotto e dice che praticamente è personalizzato, esiste a vari gusti. Tu puoi scegliere che quando fai esce a profumo di cannella.
vaniglia, fragola, che è buono e utile in questo periodo di quarantena in cui siamo tutti a casa con le famiglie, tu ne regali uno a testa a tutti i parenti con gusti diversi, in modo tale che quando si dà la cannella dici no, non sono stato io, no, papà, la cannella la tieni tu, non è che... E quindi utilissimo, consigliato. Ah, questo pure è utile, questo è un passamontagna per gatti. Nel caso in cui il vostro gatto, così per cambiare, svagarsi pure lui un poco, volesse andare a pisciare illegalmente nella lettiera del vicino, lui se lo mette, va là, nessuno lo riconosce, poi sbatte un poco, perché se ci fate caso non c'è i buchi per gli occhi, però comunque lui pure alla cipolla, fa una pisciatina e torna. Questo è un disegno un'opera d'arte, un disegno artistico che... ognuno ci vede quel che vuole in questo disegno. Io ci vedo, per esempio, un utilizzo creativo di una palla da bowling. Poi ognuno ci vede quello che... Ecco, questo, per esempio, quando io l'ho vista, ho detto, ma... Ho visto la foto, no? Ho detto, ma ti pare che è quella cosa là proprio? Non lo so. Però il fatto che il nome del venditore fosse Escobar 65, diciamo che mi ha fatto dubitare che fosse Borotalco. Quindi, poi la spedizione non è gratuita, ve lo dico prima, non è gratuita forse perché il corriere che la consegna usa lo stesso metodo delle palle da bowling per consegnarlo, non si è fatto proprio. Achoo! 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 Intanto vorrei ridare la linea al nostro inviato dall'Antartide, Davide DDL. Ciao Davide! Buonasera Vincenzo, stasera non siamo più sull'isola di Sant'Elena, ma come potrai dedurre dal mio abbigliamento in un manicomio. No, non è vero, stasera siamo... in Antartide, sono qui appunto vestito così per il particolare freddo, nonostante si siano sciolti i ghiacciai che, come vedete qui alle mie spalle, hanno lasciato un inedito scenario a forma della mia cameretta. Qui i casi sono addirittura del 500% più alti rispetto a quelli dell'isola di Sant'Elena. Infatti si parla di un incremento rispetto a quell'area di addirittura zero casi. C'è comunque ottimismo in merito a questa cosa, perché si dice che se arrivi in quest'area non arriverà probabilmente il virus, perché qualsiasi organismo che arrivi qui in Antartide inevitabilmente muore, compreso te. Quindi non so la soluzione se sia in realtà così efficace. Le belle notizie però arrivano da Napoli, la mia città, dove, un po' come tutte le altre città d'Italia, le persone si sono affacciate al balcone a cantare le loro canzoni preferite. Nel caso di Napoli abbiamo qui un estratto video in cui tutta la città si è affacciata a cantare insieme la canzone più bella di Gigi D'Alessio. Prego le immagini. Ragazzi, capisco che sia un momento duro per tutti questo, ma dobbiamo affrontarlo tutti insieme, perché per ora siamo costretti a stare tutti quanti chiusi in casa. Ma immaginate quanto sarà bello tra qualche settimana avere finalmente di nuovo la libertà di andarci a chiudere tutti quanti in un ufficio. Per salutarvi voglio lasciarvi con un consiglio di lettura, perché la lettura, i libri, saranno quello che probabilmente ci dovrà fare più compagnia durante questi giorni insieme alla televisione, internet e al resto. E ho scelto un'opera di Disney, un'opera come tutte quelle di Disney appunto incentrata sull'amore, sulla tolleranza, sulla non discriminazione verso le categorie diverse dalla nostra, e qui con Topolinissimo 1931 vi consiglio di leggere Topolino e gli Zingari, in cui Topolino e i suoi amici affrontano una banda di zingari. Ciao Vincenzo, grazie. Ma ora basta parlare di virus. Lo sapete, noi qui di Acciu vogliamo anche cercare di cambiare argomento e di dare voce a quei temi che in questo momento passano in secondo piano, vista l'emergenza da coronavirus, ed è per questo che ospitiamo il nostro opinionista, che oggi ci parla di temi sociali, di diritti dei lavoratori, Flavio Verdino, a cui cedo la linea. Ciao Vincenzo, ciao a tutti gli amici di Acciu. Sì, come già hai anticipato, anche oggi io non voglio parlare del virus,
anche perché il mondo sta andando avanti e sembra che l'opinione pubblica si sia totalmente dimenticata di tutte le battaglie che combattono ogni giorno i vari professionisti nel mondo del lavoro, che sono sempre più abbandonati a se stessi. Io, per esempio, penso agli elettricisti daltonici, che ogni giorno combattono, lottano per poter collegare correttamente i cavi e non riuscendo a distinguere il blu dal marrone prendono sempre la scossa. Flavio, scusami se ti interrompo, volevo chiederti con tutto rispetto... Sì, Vincenzo, però scusami, noi non possiamo impedire a un daltonico di sognare, anche perché che ne sappiamo noi che un elettricista daltonico non possa avere un futuro scintillante? Però... se c'è qualche altra categoria di persone, qualche altra lotta sociale che magari può interessare una maggior parte, no? Una maggior percentuale dei nostri ascoltatori, grazie. Sì, sì, sicuramente la lista non finisce qua, sicuramente ci sono altri professionisti, altri lavoratori che sono costretti a lavorare in condizioni precarie e frustranti, per esempio gli autori delle frasi dei Baci Perugina, quelli che sono singolo, quelli che hanno appena divorziato, che ogni giorno sono costretti ad andare a lavorare in quelle condizioni psicologiche e si trovano a dover scrivere frasi melense sdolcinate tipo anima, baci e cuore, l'ABC dell'amore, quando in realtà vorrebbero scrivere anima di chi ti è morto, dopo l'ATM pure la casa e la macchina ti sei portato. Flavio, scusami se ti interrompo di nuovo, solo che mi chiedevo se ci fosse qualche altra lotta sociale, qualche altro tema riguardante la società, le persone che magari poteva interessare più nostri ascoltatori, se per favore puoi avere un altro argomento, grazie. Sì, sì, sicuramente ci sono tante altre categorie, la lista è lunghissima, Vincenzo, cioè quasi si perderebbe una giornata a dire quante ne sono. Per esempio mi viene in mente una professione che vive moltissimi disagi ed è una professione molto diffusa nelle metropolitane giapponesi, i pusherman, detti anche spingitori o butta dentro. Praticamente cosa fanno? Queste persone spingono all'interno dei vagoni stracarichi delle metropolitane le persone per poter creare un effetto sottovuoto. Però il loro problema qual è? Loro ogni anno vivono migliaia, forse centinaia di migliaia di aggressioni da parte dei turisti di tutto il mondo perché non conoscono quella professione e dato il nome credono che siano spacciatori, quindi vanno là a pressarli, a chiedere questa cazzo di droga e questi non hanno altro modo di difendersi se non spingendoli dentro i vagoni della metropolitana. Va bene, chiudiamo la linea, il collegamento con il nostro opinionista Flavio Verdino che sicuramente rivedremo nelle prossime puntate di ECU. Grazie Flavio. Scusate, mi chiede di nuovo la linea il nostro inviato Davide DDL dall'Antartide. Dimmi Davide! Vincenzo, perdonami, ti devo richiedere la linea perché qui abbiamo un'emergenza, cioè... Credo ci sia il misterioso uomo delle nevi, c'è questo uomo peloso, grosso, che non si capisce... Ah no, zio! Zio, tutto a posto? Zio, niente, Vincenzo, a posto! Va bene, grazie Davide, saluti allo zio. Intanto noi abbiamo il momento del nostro ospite, sapete che nei vari show televisivi c'è sempre un momento riservato a un'esibizione live, noi purtroppo non abbiamo un pubblico, ma solo perché c'è questo fatto della quarantena, non che non potessimo permetterci uno studio televisivo da milioni di euro con un pubblico pagante, assolutamente no. Però abbiamo pensato a come sopperire a questa situazione e quindi ci ha inviato un estratto del suo spettacolo di stand-up comedy il comico e amico Daniele Raco, che ringrazio. E quindi come nostro ospite io annuncio il momento dell'esibizione del monologo di Daniele Raco che ci parla di felicità. Noi tutto quello che facciamo in realtà è perché tendiamo alla felicità, è vero? Ci illudiamo che uno smartphone da 1300 euro ci possa rendere felici, ma in realtà è una felicità ovviamente effimera, no? La felicità vera è una chimera, non esiste, non sarei mai totalmente felice, però ci sono dei momenti di felicità pura, non tagliata, che ti spari in vena all'improvviso, senza deciderlo, pam, ti arrivi, come se non ti facesse una pera da dietro, pam, e godi. Tipo quando il bambino che ha rotto il cazzo a tutto l'aeroporto correndo avanti e indietro cade e si fa male. Quelli sono momenti... È vero o no?
quelli sono momenti di una che ti arriva come una bomba e ci va, se si potesse scatolare quella roba lì, è vero o no? Che meraviglia. E il sesso, noi ci illudiamo da sempre che il sesso sia una fonte di felicità, ma non è così. Cioè, dopo un po' che lo fai, dopo un po' di anni che lo fai, ma anche con tante persone, no? L'hai fatto mediamente, non so qual è la media mondiale, non lo so, però se lo fai con un po' di persone, cioè contando me e quelli che lavorano su Tinder, cioè facendo una media, me l'ho scopato almeno con 30 persone ciascuno, cioè loro 60, io. Però dopo che lo fai, non è che, cioè, si fa a quel modo lì, poi ci puoi mettere tutti i vestiti, lo puoi vestire come cazzo ti fa, però alla fine si arriva lì, no? Fatto in quel modo lì, cioè, dopo un po', adesso diciamocela tutta, io sono alla soglia di 50, lo dico, non me ne frega già più un cazzo, cioè, ma no, lo faccio più per abitudine, no, non mi... C'è anche quelle cose che ci diciamo durante il sesso, no? E lì sono gli ormoni che parlano. Quando lei ti dice non sai cosa ti farei, e tu ti immagini le peggio porcate perché stai scoppando, sei pieno di ormoni. Ma se te lo dicesse in qualunque altro momento della giornata, tu spereresti che la risposta sia alle polpette. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Echu, grazie per essere rimasti con noi fin qui. Io ho deciso di terminare questa puntata dove era cominciata, cioè nella mia cucina, per due motivi. Il primo è perché mi è venuta un'altra volta fame e il secondo è perché il cibo in qualche modo è il simbolo della socialità che tanto ci manca, no? Vedersi con qualcuno per mangiare o bere qualcosa insieme. Prima Daniele Rago nel suo monologo parlava di felicità e forse aveva ragione il poeta pugliese Albano Carrisi: la felicità è veramente un bicchiere di vino con un panino da condividere con qualcuno, aggiungerei io. Quindi vi auguro e auguro a tutti noi di poter tornare presto a vederci e a brindare insieme. Yeah, questo era bello come chiusura, era una cosa... ma vabbè, cioè, perché non finisce il video? Perché è sempre questa cosa... Mo sicuro si interrompe all'improvviso mentre sto...